Oggi tappa a Caulonia Marina per le selezioni per il 60° Zecchino d'Oro. Si sono presentati più di 70 bambini da tutta la provincia di Reggio Calabria soprattutto, e poi ci sposteremo in Sicilia, un tour che tocca tutta l'Italia, coordinati da Claudio Zambelli, e da più di 10 anni ormai, grazie a lui, cerchiamo i bambini per appunto la prossima edizione dello Zecchino d'Oro in maniera totalmente gratuita e in maniera giocosa, ovviamente, perché lo Zecchino d'Oro è un gioco. Noi non stiamo cercando i nuovi talenti del futuro, lo Zecchino d'Oro non è un talent show, stiamo cercando i bambini adatti a interpretare le canzoni in gara il prossimo anno allo Zecchino d'Oro. Gatto nero, 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 mi hai dato un gatto bianco. No, è sbagliato. Il mio nasino, così carino, sta qui nel mezzo del mio piccolo faccino. Sarò un brucolaro. Zecchino d'Oro per noi oltre 50 anni ha costituito una delle tappe fondamentali della nostra crescita. Naturalmente accanto a questa grande ricchezza che è la musica e l'arte canora, anche il fatto pedagogico, per cui i bambini non devono essere adultizzati, devono rimanere bambini e sviluppare armonicamente una personalità senza farli diventare piccoli adulti. C'è un lavoro straordinario, oggi non è più di moda, non ha sosta, non ha orario, io conosco chi lo fa. Oggi è un giorno speciale, me l'ha detto il diario, ascolta quelli che ti amano e vedrai che i temporali non ti bagneranno mai. I bambini che passeranno la selezione di oggi andranno poi i primi di settembre all'Antoniano di Bologna a fare le selezioni finali nazionali, dove si incontreranno con tutti i bambini che abbiamo conosciuto in giro per l'Italia in questo tour.